Riparte il settembre dantesco, il mese che vede celebrare il sommo poeta così caro a Ravenna. Quest'anno ha un calendario ricco di spunti e novità, il tema del tempo, incontri con matematici e personaggi della letteratura e della cultura italiana, tutti uniti per celebrare e ricordare l'importanza dell'opera di Dante Alighieri. Ancora una volta Dante 09 ripete il format che ormai è diventato tipico di questo momento. Avremo due tipologie di incontri, uno nei chiostri del complesso di San Francesco, che la Fondazione ci ha fatto aprire in assoluta anteprima, dove noi tratteremo il tema del rapporto con il maestro. E infatti abbiamo preso un verso di Dante, che è preso proprio dalla Divina Commedia, in quando Dante incontra Brunetto Latini, perché vogliamo indagare su questo tema assai importante, dibattuto, tra rapporto tra maestro e allievo. Quindi tre momenti: il primo è dove va la lingua italiana, abbiamo dei grandi esperti che parleranno con noi, accompagnati da Antonio Patuelli. Nel secondo giorno abbiamo un artista montesano, abbiamo uno scrittore, abbiamo una giornalista d'assalto di prima linea, che parleranno con ci racconteranno quali sono stati i loro maestri e scopriremo delle cose molto interessanti. Questo progetto ha avuto fin dall'inizio lo scopo di allargare l'uditorio ravennate nei confronti dei progetti danteschi, che erano sempre stati rivolti un po' a un gruppo elitario. Penso che ci siamo riusciti anche grazie alla collaborazione e alla progettazione del Laboratorio delle Idee e della direzione di Davide Rondoni, e anche quest'anno, che abbiamo un po' ristrutturato il progetto, penso e mi aspetto un buon risultato di pubblico oltre che di contenuti. Ci occupiamo del tempo, il tempo e i suoi enigmi, che certamente Dante ha affrontato come tema, ma che dal tardo Medioevo in poi è sempre stato un tema interessante per filosofi, per studiosi anche scientifici, per letterati. Questo è il percorso che noi vogliamo affrontare quest'anno, con conferenze ma anche con appuntamenti di spettacolo, concerti, in modo da permettere a tutti i cittadini che si interessano di questi argomenti di poterli affrontare insieme a noi. Padre Ivo Laurentini del Centro Dantesco, quali sono le iniziative che il centro porta a questo settembre dantesco? Le iniziative che curiamo noi riguardano la celebrazione ufficiale del 689esimo della morte di Dante, cioè la Santa Messa, la parte religiosa naturalmente del centro organizzata dal Centro Dantesco, la Santa Messa delle ore 11:30 del 12 settembre, domenica, presieduta dal Cardinale Giovan Battista Re. Poi l'altra iniziativa da alcuni anni era stata promossa dal mio predecessore Maurizio Bazzone, un'iniziativa molto bella, un momento di ascolto e una celebrazione di ascolto e di musica e di conferenza anche. La Divina Commedia nel mondo, ci spiega cosa avete progettato quest'anno per il settembre dantesco? Quest'anno arriveremo intanto alla 40ª versione, no? E partiamo dalla versione lituana e poi il 17 settembre, il 24 facciamo la versione serba e il 30, che è un giovedì, facciamo l'ultima versione in lingua inglese. Insomma, queste sono le tre versioni di quest'anno e arriveremo appunto alla 40ª delle versioni fatte finora, no? Ecco, in più abbiamo pensato di attribuire un premio, diciamo così, ai fautori minori e comunque non certamente inferiori agli altri che si prodigano per Dante e la Divina Commedia.